poveretto, tutto solo. Ma chi? Mi ha visto! Come cazzo ha fatto a vedermi? Beh, questo demente che non cambia arma. Cioè, vedete? Ma dai! Esatto, ragazzi. Bella a tutti e bentornati sul canale. Allora, come avevo già preannunciato nel finale di Resident Evil, farò Sniper Elite V2 Remastered come prossima serie. Quindi oggi siamo qui per registrare il primo episodio. Non ho idea di quando uscirà, perché ho tipo 3 video da fare prima di questo. Aspettate. Così mi pare più realistico. Ok. Allora, oh, figo il menu iniziale. Vi dico subito che per questo gioco ho tutti i DLC, quindi avrete molte parti extra, ecco. Oggi iniziamo la campagna. Dopo la campagna faremo queste 4 sfide qui. Avamposto di Newdorf, uccidi il Führer, che questa credo sia l'ultima che farò, giusto perché, cioè, il Führer fa un attimo da boss finale, se vogliamo. Landwehr Canal, che non l'ho mai provato, e Saint-Pierre, che non l'ho mai provato. I primi due invece sì, li ho fatti anche per i cazzi miei. Oddio, aspetta, scusate, devo starnuti. Ehi, sì! Madonna, mi sono anche cadute le cuffie. Allora, difficoltà me la tengo personalizzata, perché tengo tutto. Oddio, starnuto di nuovo. Ehi, sì! Cristo. No! Cosa ho fatto? Oh, ok, scusate. Non sto benissimo a naso, ecco. Allora, mi tengo tutto, diciamo, nella difficoltà media. A parte la balistica, che la voglio tutta, sia con il vento che con la gravità. Assistenza tattica media. Ok. Ah, Cristo, scusate. Iniziamo. La macchina da guerra di Hitler, un tempo imbattibile, si stava ritirando. Gli alleati a ovest e i russi ad est stavano schiacciando in una specie di morsa quel che restava del disastrato Reich. Le armi erano l'ultima speranza dei tedeschi. Il razzo V2, un incredibile salto in avanti nella storia della tecnologia militare, era un'arma che annunciava una nuova forma di guerra. Impressionante, più veloce del suono, colpiva senza preavviso. I nazisti lanciarono 3.000 missili in un ultimo tentativo di cambiare la storia. Bombardando Anversa, Parigi e Londra. Dopo lo sbarco degli alleati, i siti di lancio furono invasi e l'Inghilterra venne messa fuori gittata. Ma gli alleati guardavano già al futuro, alla prossima guerra. Gli americani stavano raccogliendo i migliori esperti di missili nell'operazione segreta Overcast. Molti dei progettisti del programma V2 erano stati già arruolati, ma non tutti. Con Berlino circondata, le ultime difese tedesche cedevano blocco dopo blocco e a pochi giorni dalla sconfitta totale, questi scienziati in città sarebbero finiti subito in mani russe. Dovevo fare in modo che ciò non succedesse. Quindi, insomma, avete capito la situazione. Dobbiamo falciare questi scienziati. Il maggiore Hans von Heisenberg stava trattando segretamente per trasportare al sicuro la sua squadra. 5 dei migliori uomini del programma V2. Stava per incontrare il suo consigliere russo alla porta di Brandeburgo. Era la mia occasione per eliminarlo prima che potesse siglare l'accordo. Ero preparato, concentrato, sicuro. Non sapevo ancora che questa missione sarebbe diventata la più difficile di sempre. Per questa missione non intende questa missione, intende tutto il gioco, ecco. Allora, insomma, dobbiamo uccidere questo tipo prima che sigli l'accordo. Ok. Va bene. Vabbè, sì, ci sono i tutorial. Struttura segnalata. Dove si corre?
Allora, di armi cosa abbiamo alla fine? Vedo un Thompson. Lo so come si fa, lo so già come si fa. Sì, la mina. Mina, aspetta, no, è qui. No, è qui, ok. Qui, ok. Lì, da bravo. Sì, lo so che ci si può, si possono evitare i nemici. Allora, in basso a destra mi dice che il mio fucile di precisione è uno Springfield. Deine Frau aus Berlin rausgekommen? Ich weiß es nicht. Nicht wesentliche Kommunikationen sind verboten. No. Wenigstens keine schlechten Nachrichten, oder? Ok, la pietra qua. Das ist alles. Stronzi, vi voglio laggiù. Was war das? Devo passare. Andate a cagare, lasciatemi andare. Ok. Ah sì, lo so. Guardate, secondo me questo Sniper Elite l'hanno rimasterizzato un po' di merda. Nel senso, con la grafica hanno fatto anche un discreto lavoro. Cioè, non... la grafica è una delle ultime cose che guardo in un gioco, ma... Ah, equipaggio Warroad. Ok, sì. Quindi abbiamo una Warroad, una Springfield, che la Warroad è una pistola silenziata, e un Thompson. Ok. Quindi abbiamo minato il cadavere. È figo, ma non lo farò mai perché non mi ricorderò mai. Ok. Oh, piccioni. Heisenberg arrivò puntuale e senza nascondere la sua brutta faccia. Così come il suo contatto russo. Il campo era sgombro. Una leggera pressione sul biglietto e per il maggiore era finito. Dovevo solo scegliere il momento giusto. Io dovevo solo... La coperta, quindi... Io dovevo solo mettere i sottotitoli. Ok. Ora mette i sottotitoli. Non preoccuparsi. Dovevo mirare poco sopra il bersaglio per compensare la traiettoria. Ho trattenuto il respiro per migliorare la mira. E poi. Aspetta, aspetta. Ok, facciamoci anche l'altro. Mancato, benissimo. Ma non lo dovrei aver beccato? E vabbè, questa volta lo mancava e vaffanculo. Tanto non era lui l'obiettivo. Mi chiedo come ho fatto a mancarlo. Ma vabbè, inculiamoci questi. Ciao. Vedete, con questo gioco si impara l'anatomia. Oh. Questo gioco si impara l'anatomia, guardate. Oh! Colpo vitale. Dove? Oh, sono qui! Non vi avevo visti! Peccato. Dove cazzo è andato? Aspettate, mi bersagliano da laggiù. Chi è? Oh! Aspetta! Ah, che bello! Questo gioco è figo soprattutto perché... Cioè... Non hanno fatto poi tanti titoli ambientati nella Seconda Guerra Mondiale ultimamente. Cioè, sì... Intendo a parte... Battlefield 5 e... Ah, sono finiti, mi sa. E Call of Duty World War 2. Cos'altro hanno fatto?
niente praticamente, secondo me. Oh, uovo a terra. Benissimo. È vero che l'avevamo minato lo stronzo. Appena questo idiota si ferma. Dai, fermo. Ok, l'ho lisciato. Non è ancora morto. L'ho mancato. No, è andato. Ok. Probabilmente delle volte mi vedrete fare delle lisciate incredibili. Abituatevi. Ma io, cioè, questa è... Non! Ho fottuto Tiger! Aiuto! Ah! Vaffanculo! Diciamo questa remastered mi sta un po' stretta, ecco. Andavo molto meglio quando giocavo... Oh, cazzo. Aspettate. Andavo molto meglio... Ecco qua. Quando giocavo a Sniper Elite 3... Ma... Oh, ah, fanculo! Ma poi... che casino, Cristo! Ma poi Sniper Elite 3 l'ho venduto. Ma mi toccherà ricomprarlo solo per portarlo a voi. Non sono soldi buttati, tranquilli. Oh, dammi il Thompson. Questa l'ho ricaricata? No. Anche se non la uso in uno scontro così. Dai. Ah, ho capito dove sono, aspettate. Sono lì, tipo. Ma... Pezzo di merda, lo sapevo che erano qui. Ah! Come ho fatto a mancarlo? Peccato. Altri... Dove? Raga, c'era uno che sparava, un terzo. L'ho sentito. Eccolo! Bene. Ora non mi cagheranno più il cazzo. Secondo me è molto bello questo gioco, poi. C'è chi ha le... Ognuno ha le sue idee. Come campagna. Questo che è? Questo qui. Un libro. Poi vi porterò ovviamente anche Sniper Elite 3, come ho detto, e Sniper Elite 4. Mancato. Allora, ho visto già uno sniper, ma non un tiratore, uno sniper serio. Poi un tiratore. No, è un tiratore e basta quello là. Ecco! Grande! Ok, eccolo un altro. Ah! Bellissimo! Ok, momento ragazzi. Va bene, ci siamo. Eravamo rimasti. Scappa dall'aria. Aspettate che mi abbasso il volume in cuffia perché sto esplodendo. Aspettate, ho un'idea. Dai, sparatevi. Faccio le finte. No, fanculo. Niente idea. Benissimo. Stronzo, non scappare, sei mio. Finiti. Sembra di sì. Ok. Von Heisenberg era morto. Oh, ok. Ero ce l'abbiamo fatta. In azione. I russi e i tedeschi lo avrebbero saputo. Ancora quattro. Ancora quattro da eliminare. Va bene. Continuiamo, facciamo un'altra missione e poi spezzo. Il prossimo obiettivo era il dottor Gunther Kreidel, un esperto di endoreattori. Stava attraversando la città in un convoglio blindato. Okay. Credevamo che portasse con sé dei documenti che mi avrebbero condotto al centro di produzione del V2, dove attendevano gli altri tre scienziati. Avevo identificato un punto sul percorso in cui piazzare un ordigno per fermare il convoglio. Ovviamente l'area era ben difesa. Proprio come immaginavo. Ok, allora c'è una mappa qui. E qua si può scegliere l'equipaggiamento.
Allora, abbiamo molti fucili di precisione, abbastanza fucili d'assalto, di tutte le pistole che abbiamo... Aspettate... Di tutte le pistole che abbiamo userò solo la Welrod perché è l'unica silenziata. Allora, per quanto riguarda i fucili, io ve li vorrei fare vedere tutti. Ce ne sono un paio che troveremo già nelle missioni. Quindi quelli che troveremo nelle missioni dove troviamo il fucile sul posto, uso lo Springfield e poi quando troviamo il fucile che dobbiamo trovare usiamo quello. Direi che vi faccio vedere il Kar 98K, dai, in questa missione qui. Poi come fucile d'assalto userò credo praticamente sempre questo qui, il Papasha 41, perché secondo me è il migliore. Iniziamo. I mirini sono diversi per ogni fucile, ragazzi. Ok, non credo che... Non c'è nessuno là, mi avrebbero già visto, quindi... Ciao. Cos'hai di bello? Cos'è che hai di bello? Oh, una mina di terra, non la userò mai. Scusate, qui com'è la situazione? Ok, due idioti. Ho un'idea. Avvicinati, da bravo. Cazzo, perché si muove? Eccoli! Due per uno! Ah! Con un proiettile ho fatto due headshot. E dato che nessuno ha sentito lo sparo, vuol dire che in questa zona erano solo loro. Prima di andare avanti farei un controllino, perché sapete, non... Eccolo! Là! In queste zone urbane così brulicano di cecchini. Sono ovunque, li puoi trovare dove meno ti aspetti. Vabbè che questo è un coglione, perché se ti metti lì ti vede anche un cieco, però... Aspettate, no, perché così... Ok, ho alzato un po' la luminosità, perché in certe killcam si vedeva male. Oh, tre colpi per il car, che carini che siete. Oh, un proiettilino per la Welrod, benissimo. Ma non si può andare, ok, passiamo da qui. Occhio, perché pure in questi edifici sbucano soldati ovunque. Quindi stiamo attenti, ecco. Pianino pianino, che non ci sentano, altrimenti ci fanno il culo. No, sul serio, a distanza ravvicinata i nemici sono pericolosi. Molto pericolosi. Ok, c'è uno lì. Qua nessuno. Va bene. Tu vieni giù. Oh, ok. E allora fammi controllare da qui se c'è gente. Bene, ne vedo uno qui già. Là sul tetto. No, niente cecchini. Qui. No. Qua no. È che il tipo che avevamo beccato prima sì, era in piedi ed era vestito di nero, ma molti sono sdraiati vestiti di nero in zone di ombra, quindi potete capire quanto bene si possano vedere. Uno l'abbiamo marcato. Qui gente? Non sembra. Non ho controllato l'angolo sinistro, ma se ci fosse gente mi avrebbe già inculato. Ok. Direi che... Oh, va bene. Uno lì. Due, tre, quattro.
5 più l'altro 6, questo qua. Cecchini in giro. E pezzo di merda. Vedete, non si vedeva. Ho solo che passando di lì c'era l'indicatore grigio che è uscito, e allora potrebbero essere anche più di uno, eh. Hai provato a nasconderti. Allora, no, mi pare siano solo questi. Va bene, allora li facciamo tutti con il fucile da questa copertura. Ci mettono, diciamo, 3 colpi a scoprire dove siamo. Quindi il primo è per il cecchino là, il secondo è per questo tipo e il terzo è per quello che risulterà più vicino di quelli laggiù. Qui c'è un MG42, io mi fiderei poco, anche perché è puntata verso di noi. Iniziamo il devasto. Madonna, quanto va giù il proiettile? No, nel naso! Poveretto! Vedete? Non hanno capito cosa diavolo sta succedendo. Ok, non hanno ancora capito. Più vicino chi è? Mi sa che è lui. Ora sanno dove siamo. Non lo sanno ancora? Oh, e io continuo a falciarli, eh. Ah no, ok, sì, mi hanno beccato. Ah! Pronti! Ecco, vedete? Io ve l'avevo detto! Madonna, sparano da ovunque! Ok, dovevo regolare lo zoom. Mancato! Ho mosso il fucile per sbaglio. Brutto stronzo. No! Come ho fatto? È qui! Ecco! Allora, questi si stanno avvicinando un po' troppo, la cosa non mi piace. Ok. Aspettate, 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 aspettate! Lì! Liscio! Gli ho fatto un po' di danno, ma gli ho solo strisciato l'elmetto. Sparami adesso! Che non hai più lo zigomo. Dai, stronzo! Ne è rimasto solo uno. Mancato. Mancato. Perché non trattengo il respiro? Fottuto. Oh, ne sono arrivati altri? No! Ho sbagliato! Sbagliato tasto, volevo premere triangolo, ho premuto X. Ehi, ma è andato qui? Sì. Oh, dritto in fronte. Ok, finiti. Non ce n'è altri. Se ci sono cecchini, sbucheranno per i cavoli loro. Ma non credo. Ok. Aspettate, perché secondo me qua un cecchino, almeno uno solo, solo soletto. Guardate, troppe finestre sfondate. Uno ci deve essere, dai. Neanche sul tetto. Boh. Se ci sono, ci bersaglieranno e ci accorgeremo che sono lì. Va bene. Vediamo.
Ok, vediamo di stare attenti. Vedo già uno stronzo. 32 colpi per il car, quindi ora li abbiamo tutti. Dai, fermo lì. Fermo. Fermo. E non fa la kill stealth. Non rispondeva al comando. Aspettate, eh. Ma intanto perquisisci cadavere. Ok, una steel hand granata, come cazzo si chiamano? Aspetta, eh. Ti fai... Cioè, scusi, si alzi! No, come faccio ad annullare il tiro? Ok, così. Mettiti qua. Was war das? Avvicinati e ti falcio. Lì, così, da bravo, mancato. E meno male che doveva essere uno sniper lui, eh. Madonna. Questa pistola, guardate, il fatto che sia precisa come il culo di un cammello è il riflesso che questa rimaster è fatta col culo. Un po' perché lui è un cecchino e un po' perché, cioè, come si fa a mancare un bersaglio a 5 metri? Cosa che una volta è successa. Ok, hanno trovato il tipo morto. Keine Gefahr. Ok, e mi avvicinerei, eh. Io mi avvicinerei pure, però... Oh merda, aspetta. Vieni in qua? Allora, se vieni in qua, facciamo così. Non cagarmi il cazzo. Benissimo. Ce n'era un altro, eccolo. Lo marco giusto per vederlo, eh. No, ho sbagliato. Che sbaglio i tasti, guardate. Ok, lui sta andando là. No. Deficiente. Mi interessava solo sapere quanti altri ce n'erano qua. Allora, ne vedo uno qui. Sicher das Gebiet. Proteggete l'area. Che è successo? Ah, visto l'amico morto. Affanculo, non trovavo. Premevo L1 invece che R1, Cristo. Eh sì, R1 invece che R2. Ah. Vabbè, nessuno ha sentito gli spari, evidentemente. Altra cosa per cui questa remastered è fatta col culo. Se il nemico spara due raffiche, c'è caso che non lo sentano se lo abbattiamo in tempo. Invece in Sniper Elite 3 mi ricordo che se venivamo scoperti, eccolo, vedete, se venivamo scoperti dovevamo sparare al nemico, diciamo uccidendolo, però impedendogli ogni colpo di fare una raffica, altrimenti gli altri avrebbero sentito e saremmo stati nella merda fino al collo. Allora, dato che abbiamo 3 colpi di bonus prima che ci becchino, come prima. Primo proiettile, se lo gode tutto lui. Ok. Il secondo se lo gode tutto lui perché è il più vicino, se si fermasse. Come hanno fatto a non vedermi? Non si sa. E il terzo è tutto suo. Ora mi hai beccato, bravo, bravo, mi hai beccato. Il problema è che sei da solo. Dai, pezzo di merda. Esci di lì. Là. Beh, è stato facile. Ok. Ok, andiamo a piazzare la carica. Così fermiamo il convoglio del tipo. Come cazzo si chiama? Gunther Kreidel, mi pare. Ok.
Oh, tu cosa mi dai? Munizioni al completo. Va bene. Allora, adesso noi ci mettiamo qui e sniperiamo un po' anche quelli in quest'area. Vedo uno lì. E basta. Cecchini. Eventuali cecchini nemici. Zero. Minchia. Nessuno. Nessuno. Io non mi fido, però... Oh, spariamo. Se deve venire fuori, verrà fuori. E infatti l'ho mancato. Non si sa come l'ho mancato. Cioè, ma dai. Che cazzo ha il mirino? Il Parkinson. Come si fa? Cioè, vedete perché dico che questa è una remastered fatta col culo? Come si fa? Come? Cecchino, chi? Dove? Controllate i tetti, sono a terra. Ma vabbè. Non vedo nessun cecchino nemico. Cristo Dio. Fammi mettere qua che magari lo vedo. Dove cazzo è andato quel deficiente? Oh, c'è uno. Nell'occhio. Ah. Stronzo, scende. È entrata nell'edificio. Oh, mi troverai, sì sì. Il problema non è che mi troverai. Il problema è che mi troverai dopo che io avrò trovato te. Anzi, alla fine non mi hai nemmeno trovato. Dai. Torna con quella tua testina di merda fuori. Brutto stronzo. Ho già che ci sono, ricarico. Non lo vedo. Oh, metti la carica intanto. La carica. Ok. Esci di lì. Stai fermo. Benissimo. Perfetto. Adesso? Cosa? Raggiunge la posizione strategica che è A. Ok, è là. La musica non cala, quindi evidentemente c'è qualcun altro, ma finché non mi sparano non mi interessa. Oh, ho sentito un rumore. Vediamo di fare piano. No, scusami. Ah no, va bene. Non vedo nessuno. Oh! Un lingotto, però non ho idea di come prenderlo. Amen. Non vedo nessuno, la cosa... fa strano effettivamente. Oh, che carino, si fa un pisolo. Te lo allungo io il pisolo. Ho colorato il muro. Questo è Art Attack, ragazzi. Art perché, come vedete, questa è arte. Futurismo. E Attack perché li attacchiamo. Aspettate, 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 aspettate. Cos'è quello? Pezzo di merda! Vedete, non mi sembrava un comignolo quella roba. Oddio.
Schaschuzze! Aspetta, che sparò il pube. Ok. Aspettate, vediamo cosa di bello da darmi. Oh, 3 colpi per la Wellrod, grande. Così li ho recuperati. Cos'è sto rumore? Ah, è la radio. Una macchina da scrivere. Dolci ricordi della nostra ultima serie prima di questa. Ok. Piano piano continuiamo a salire. Ok. Munizioni per Kar98K. Ah, un proiettile. Qui c'è gente? No. Però c'è un lingotto. Madonna, sono 100. Non li raccogliono mai tutti. Aspettate. Perché forse... Ecco! Un mio amico me l'aveva detto. Che su un tetto a punta c'erano di queste robe. È un collezionabile, le bottiglie così. Far saltare le bottiglie è un collezionabile, allora. Mi aveva detto, nella seconda missione sul tetto ce n'è una. Mi è venuto il dubbio, per fortuna ho controllato. Va bene. Di qua. Arrivati. Ok. Ecco il convoglio dello stronzo. Ok, aspettiamo che il tipo arrivi lì. Dite ciao al blindato. Adesso vi voglio vedere. Già che ci siamo, eh. Oddio. Giusto per completezza. Allora, prima cosa da fare, falciamo lo stronzo, perché non mi va che rimanga vivo. Pezzo di merda. Aspettate. Allahu Akbar. È andato di là. Si è spostata. Ciao. Stai fermo. Ho detto fermo. Senza i polmoni ci stai, fermo. Ok, ora finiamo un po' questi stronzi. Giochiamoci un pochino, tipo toy in bocca. Madonna. Gli ho fatto saltare il mento, poverino. È troppo bello poterci giocare così con il bersaglio. Te dove te lo spedisco? Nel nasino. Pam! Oh cazzo. Tu. E questo che è? Oh Gesù Cristo. Ah beh, allora è facile. Allora è facile. Allora te in mezzo alla fronte. Dritto in mezzo alla fronte. Così. Poi falciamo il carrino, così abbiamo, potiamo stare più tranquilli. Brutto pezzo di merda! Lo stronzo che mi ha colpito! Guarda! Era perfetto quel tiro, l'hai rovinato! Dove cazzo sei? Dove cazzo sei che ti faccio morire in modo doloroso? No, oh, ciao! Guarda, eh! Guarda! Per avermi rovinato il tiro!
Madonna. Questo per avermi rovinato il tiro, pezzo di merda. Lo vuoi seguire? Te lo faccio seguire? Aspetta, no. Voglio l'animazione delle palle che esplodono. Aspetta, no, che palle. Viva le palle. Adesso falceremo anche il Tiger. Che cazzo vanno però? Ma dove è andato? Cioè, ah, l'ho visto ora. Bene. Ma dove sono? Ah, uno stronzo è lì. Ma basta muoversi. No, no, non serve più. Mi avete veramente cagato il cazzo. Fammi colpire il Tiger, va là. Guarda! Non posso colpire il Tiger! Arrivano proiettili che mi fanno sbagliare il tiro. Ce la farò a tirarti giù le palle, Ah, fanculo. Ah, ragazzi, l'obiettivo di questa serie è mettere a segno almeno un colpo ai testicoli. C'era uno stronzo che è là dietro, mi pare. Adesso ce la fate a farmi colpire il cazzo di Panzer? Guarda! Questa volta è stato lo stronzo che mi ha sparato. Proprio il bersaglio mi ha sparato. Porca tua nonna. Tua nonna, tua nonna. Adesso vedi, Adesso vedi. Ma guardate! Come faccio a sparargli? Dai! Un colpo ai coglioni! Uccisione! Voglio il colpo ai coglioni, perché esiste! Lì! Porca la madre, puttana! Cioè, ma mi sembra possibile! Guarda! Tutti stronzi, figli di una troia! Stop! Ma mi pare normale che io tutte le volte che sto per sparargli arriva il proiettilino di qualcuno, che sia il bersaglio, che sia chiunque altro, a farmi sbagliare. Guarda, cagato i coglioni, mi hai cagato. Che cazzo. Mi troverai, ti troverò prima io, pezzo di merda, chiunque tu sia. Sì, vabbè. Sono i tre porcellini questi. Ma è più porca vostra madre di voi. Guardate! Non ce la farò mai a mettere a fine un colpo ai coglioni così. Se si accovacciano, no. Dove cazzo sono? Oh, uno è lì. Mancato! Devo ricaricare. Cioè, ma vedete che pezzi di merda che sono? Sembra programmato apposta. Appena stai mirando arriva il proiettile del cazzo. Dove merda siete? Dov'è che siete? Tanto io non me ne vado prima di aver finito. Non si vedono. È rimasto uno. Dove cazzo è? No, ho sbagliato. Però avevo ragione, ne è rimasto uno. È là. Oh. Adesso dovrebbero essere finiti. Adesso vi rompo il culo se vi fate vivi. Fammi prendere quello che devo prendere. Non vedo altri stronzi in giro. Lai due coglioni. Andato uno. È molto più...
più è ravvicinata la distanza, più questo mitra è utile. No! Non prenderti il cazzo di MP40. Tre colpi per la Wellrod. Credo che la missione sia finita comunque. Sì. Ok, allora magari ditemi com'è stata questa prima parte. A me questo gioco piace molto. Scusate il casino tra me che sono mezzo raffreddato, eccetera. Però tutto sommato è andata bene, dai. Allora, io vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio, che non so quando sarà, manco so quando sarà questo, quindi non posso sapere quando è il prossimo. E sì, ditemi se questa serie vi sta piacendo, se volete che la porto avanti, se volete che la finisco. E poi magari anche suggerite le serie che vorreste, perché sono sempre aperto a qualsiasi tipo di suggerimento. Noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi, io vi saluto.